Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi voglio fare il video che già avevo promesso un po' di tempo fa, e cioè il video sulle cose che crediamo avere ma che non lo sono, cioè tutte quelle cose che vi giuro io ci sono rimasta quando le ho lette, perché mi trovavo un giorno su internet ed ho visto e ho detto no, non ci posso credere, io vado anche in giro a raccontarle queste cose convinta che siano vere. Sono quelle cose che diamo per scontato, abbiamo sentito, cioè tutti ci hanno detto e quindi siamo convinti che siano vere, in realtà però non lo sono per niente. Numero 1, il frutto proibito che si menziona nella Bibbia, quello di Adamo ed Eva, avete presente? Ok, non è una mela, non c'è scritto da nessuna parte nella Bibbia né da nessun'altra parte in nessun altro testo che si tratta di una mela. Menzionano solo un frutto, non si sa perché sia nato sto fatto della mela, perché poteva benissimo trattarsi, non lo so, di un melone o di un cacco, per dire. Non si sa come mai è venuto fuori che era una mela, qualcuno se l'è inventata questa cosa e poi da quel giorno tutti hanno continuato a dire che si tratta di una mela. In realtà toglietevi l'immagine di Adamo ed Eva e della mela rossa in mano, perché in realtà appunto si tratta di un frutto, ma non c'è scritto da nessuna parte. Numero 2, non è vero che ci sono diverse parti della lingua dedicate a diversi sapori. Non è vero che da una parte c'è il salato, da una parte c'è il dolce, da una parte c'è l'amaro, ecco, tutta la lingua può sentire in tutte le parti tutti i sapori. Numero 3, non è vero che la muraglia cinese è l'unica cosa costruita dall'uomo visibile dallo spazio. In realtà ce ne sono diverse di cose costruite dall'uomo che sono visibili dallo spazio e la muraglia cinese non è una di queste. Numero 4, non è vero che i 5 sensi sono solo 5, cioè vista, tatto, udito, eccetera. In realtà quelli che conosciamo noi sono solo 5 dei 20 sensi che l'uomo può percepire. Ce ne sono altri come l'accelerazione, il dolore, la temperatura, ma ce ne sono appunto tantissimi altri, sono 20, non 5. Numero 5, non è vero che Napoleone era basso. Questa è una di quelle cose che io, cioè, non lo so da dove l'ho sentita, ma tutti lo sanno, giusto? Cioè Napoleone era bassissimo, invece no. In realtà Napoleone era più alto, era un uomo alto all'epoca, perché voi lo sapete, eravamo tutti un pochino più bassini all'epoca, e in realtà lui era ben oltre la media come altezza, era 1,70, il che all'epoca appunto era tanto. Numero 6, non è assolutamente vero che noi usiamo soltanto il 10% del nostro cervello. In realtà ogni parte del nostro cervello, ogni zona del nostro cervello ha una sua funzione, un suo uso, e a seconda della situazione in cui ci troviamo, eccetera, e della necessità, usiamo quella data parte. Non è appunto vero che usiamo solo una piccola parte, lo usiamo tutto. Numero 7, non è vero che i pipistrelli sono ciechi, anzi alcuni di loro ci vedono perfettamente e hanno anche un'ottima vista. Numero 8, non è vero che i girasoli seguono il sole, quindi si spostano seguendo il sole. Non è assolutamente così, i girasoli sono sempre fermi in una posizione, cioè verso est. Numero 9, questa è probabilmente la più difficile e la più, cioè veramente vi cadranno tutte le sicurezze e le certezze che avete in questa vita, però non è vero che la Terra gira attorno al Sole. In realtà la Terra gira attorno al baricentro del sistema solare, che sì è il Sole, però tecnicamente non è proprio il Sole, è il baricentro del sistema solare. Lo so, vi sono cadute tutte le certezze che avevate nella vita, però è così. Einstein andava male in matematica, allora questa è un'altra di quelle certezze che io ho sempre avuto, nel senso che quando andavo male in matematica, e purtroppo succedeva spesso, mi dicevo beh, tanto Einstein, cioè voglio dire, lui aveva dei voti bassissimi in matematica, è stato bocciato. In realtà non è assolutamente vero, i suoi voti in matematica erano tutti molto molto alti, però è vero che è stato bocciato all'esame di ammissione in una scuola, almeno questo. I re magi, allora, anche qui noi ci siamo convinti che fossero tre. In realtà da nessuna parte nella Bibbia non è menzionato che fossero tre, si parla appunto di re magi, ma non erano tre, magari erano sette, magari erano due, magari erano 73, ma non tre. Ecco, questa è una cosa che non lo so, devo ancora riprendermi da questa notizia sinceramente, io però nel presepe ve lo dico, continuerò a metterne tre. Svegliare un sonnambulo è pericoloso, allora questa è un'altra di quelle certezze che io ho sempre avuto nella mia vita, ma in realtà non è così, non c'è assolutamente nessun pericolo se svegli un sonnambulo, te lo trovi in giro per casa che cammina, anzi quello è molto più pericoloso perché potrebbe farsi male nel sonno, ma non c'è appunto assolutamente nessun rischio a svegliarlo. Passare la lametta
metta sui peli li rinforza e li fa ricrescere più spessi, più duri, e ricrescono in fretta. Questa è un'altra cosa che non è assolutamente vera, una delle poche che già sapevo, devo dire la verità, anzi l'unica probabilmente. Beh, comunque non è assolutamente vero che andare a radersi con la lametta fa ricrescere il pelo più forte. Quindi perché? Perché sembra che sia così? Sembra che sia così perché quando ricresce non è più affusolato, perché l'abbiamo tagliato, quindi cresce dalla parte che era già un pochino più spessa. Quindi quando noi vediamo il pelo naturale cresciuto per tutta la sua lunghezza, è affusolato, quindi tende ad avere un po' la punta un po' più sottile. Per questo che se lo tagliamo a metà sembra che sia più grosso, e quindi quando ricresce sembra che sia più spesso, ma in realtà non è assolutamente così. I tori detestano il colore rosso. Allora, in realtà non è assolutamente così. Avete presente i toreri che agitano quel lenzuolo che, eh sì, è rosso, ma i tori non vedono i colori, quindi quel lenzuolo poteva essere anche giallo, poteva essere di qualsiasi altro colore, per il toro non avrebbe fatto differenza. L'unica cosa che attira e che magari fa arrabbiare il toro è il movimento del lenzuolo, ma il colore non cambia assolutamente nulla. Numero 15. Frankenstein non è quello che la gente pensa. Frankenstein nel libro non è il mostro, la creatura che viene tra virgolette resuscitata, eccetera. Frankenstein è il nome del medico che lavora su questa creatura. In realtà nel libro la creatura non ha un nome, si chiama soltanto mostro, creatura, mentre appunto Frankenstein è il medico e non ha assolutamente niente di soprannaturale. Quindi quando vedete un mostro, avete presente nei parco giochi o in qualsiasi immagine, fate una bella figura e ditelo a tutti: questo non è Frankenstein in realtà, e gli raccontate la storia. Numero 16, è qua altra certezza che crolla. Allora, l'acqua non è un conduttore di elettricità di per sé. Vi spiego: le sostanze contenute nell'acqua conducono l'elettricità, ma se voi ad esempio doveste fare questo esperimento, non fatelo, è per dire, doveste fare questo esperimento con dell'acqua distillata che appunto non contiene nessuna proprietà, non conduce elettricità. Quindi si tratta appunto solo delle proprietà presenti nell'acqua, di altri minerali eccetera eccetera presenti nell'acqua, ma non dell'acqua in sé. Stare seduti troppo vicini al televisore rovina la vista, vero? No, in realtà non è assolutamente così. Questa è una cosa che ci è stata detta migliaia di volte quando eravamo piccoli dalle nostre mamme, dai nostri papà, ma in realtà non c'è nessuno studio che provi ciò, non c'è scritto da nessunissima parte che la vista si possa danneggiare in alcun modo stando davanti al televisore. Certo, c'è da dire che gli occhi possono diventare stanchi, perché voglio dire, stare appiccicati ad uno schermo per non so quanto tempo con le immagini che si muovono, quindi magari si possono stancare gli occhi, e poi diciamoci la verità, stando seduti un pochino più lontano si vede meglio la televisione, però mi dispiace mamma e papà, ma no, non rovina gli occhi. Non è vero che lo zucchero di canna fa meno male rispetto allo zucchero bianco, quello normale. Sono esattamente lo stesso tipo di zucchero, solo che quello di canna è colorato in modo naturale e quindi sembra marrone, colorato con una sostanza naturale che lo fa sembrare marrone, ma non lo rende più salutare del suo fratello bianco, ecco. Van Gogh, e qui ve lo dico io che ho vissuto 5 anni in Olanda e non ne sapevo niente, non è vero che Van Gogh si è tagliato l'orecchio. Allora, è vero che sì, si è tagliato un pezzetto del lobo, ma non si è mai tagliato un orecchio intero. Noi abbiamo tutti presente quel quadro in cui lui ha questa fascia, insomma, che gli copre l'orecchio, ma sotto dovete sapere che sì, solo una parte del lobo era tagliata, non l'orecchio intero. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi giuro, ci sono rimasta malissimo quando ho letto queste cose, e devo dire che per la stragrande maggioranza non ero a conoscenza. Quindi ora andate pure a, insomma, farvi tutte le domande sulla vostra esistenza e come avete fatto a vivere con queste false informazioni raccontandole a chiunque, ma non vi preoccupate, tanto tutti sono convinti che siano vere. Quindi insomma, questo è tutto, vi mando un bacio, vi prometto tanti video sul make up. So che questo non era in tema, ma vi prometto che farò tanti video sul make up. E niente, vi mando un mega bacio e alla prossima. Ciao!